Ho poco merito perché è stata una scelta, una volontà di Paul che voleva suonare a Napoli e io ne sono profondamente orgoglioso perché essendo origine, io sono nato a Napoli, amo questa città più di qualsiasi, per me Napoli è una malattia, quindi spero di riuscire a riportare, a inserire Napoli nel circuito internazionale, il circuito che merita. Ci sono poche ancora informazioni pratiche, logistiche che possiamo dare, di quelle che possiamo dare, ecco, quanti biglietti sono stati venduti nella prevendita? A ieri sera eravamo a 9.000 qualche cosa, come ho detto prima. Tanti biglietti venduti negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Spagna, in Grecia. Ha risposto un po' poco alla campagna, questo spero che sia lenta, però i presupposti sono buoni. Non ti nascondo che io mi aspettavo, più che io, loro si aspettavano un sold out immediato, perché McCartney comunque va, fa i sold out immediati. Però conoscendo il mercato napoletano, io penso che può andare bene, sono sicuro di raggiungere un sold out, come speriamo. Quindi per quanto riguarda la logistica ci stiamo lavorando. Paul McCartney non c'è bisogno di spiegare, però diciamo sullo show ci può dare qualche tipo di anticipazione, cosa succederà? Allora, lo spettacolo dura 3 ore, una produzione imponente, veramente enorme, non so se riusciamo a montare tutto, perché tutta Piazza delle Uscite è quella che è, poi c'è un cantiere aperto che il comune sta lavorando per cercare di farlo diventare più piccolo possibile, perché più spazi abbiamo più possiamo montare. E sarebbe un peccato non montarlo tutto, perché è uno spettacolo veramente imponente. Io che ho la fortuna di lavorare con le più grandi star del mondo, questa è una produzione veramente, dopo quelle degli Stones penso che sia la più grande. E il concerto è bellissimo perché, come ho detto prima, dura 3 ore. E canta tutto il repertorio dei Beatles e tutti i suoi pezzi nuovi, però soprattutto Beatles, quindi il concerto è veramente bello, sarà sicuramente l'ultima volta che lo vediamo, almeno in Italia o addirittura in Europa, sarà l'ultimo tour che fa, quindi 3 ore spese veramente bene. Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, l'ho detto prima, sono i prezzi più bassi d'Europa. Allora, parte da 87 euro a 220, però i 220 sono solo 2500 posti. Non è che sono, perché tanta gente, tanti vostri colleghi dicono: ah, è caro, perché 220, sono 2500 posti, ragazzi, e vi posso garantire che non ci sono già più quelle da 220, come vedi sono rimaste quelle da 87, perché saranno posti in piedi? Posti in piedi, tutti in piedi, l'unico, sono solo 2500 posti a sedere, perché purtroppo la struttura è quella. Figurati, no, dicevo pure a Lucca sono tutti in piedi, a Lucca sono 40.000 tutti in piedi, e ci sono soltanto, anzi addirittura meno, 2.800 posti a sedere a Lucca, poi il resto sono tutti in piedi. La sua agenzia che cura eventi di grande portata ha in serbo qualche altra cosa per Napoli? Sì, come ho detto prima, noi speriamo nel 2021, se permettendo la piazza pubblicitaria, permettendo Roger Waters, che ha pure lui espresso di poter suonare a Napoli, e tanti altri, perché ragazzi, Napoli, voi che vivete, io dico sempre che il napoletano dovrebbe pagare una tassa in più, perché vivere in questa città di una bellezza così incredibile, tutti vorrebbero suonare a Napoli, veramente tutti. Napoli poi fuori, io che vivo fuori da Napoli, essendo napoletano malato, però vivo fuori purtroppo, sono un emigrante, come diceva Troisi, Napoli ora tutti parlano, ieri avevo una mega riunione con dei tedeschi, tutti parlano di Napoli come Napoli, 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 tutti, Napoli è così. Così. Però sta a noi napoletani fare in modo invece di tirarla ancora più su, perché siamo un po' troppo lamentoni. Cerchiamo di essere un po' più positivi, perché Napoli è la città più bella del mondo. Ma non lo dico perché sono qui, lo penso davvero.
E chi mi conosce lo sa, io sono malatissimo, non c'è sponsor più di me che porta a Napoli. Io parlo di Napoli ovunque, lo metto dappertutto, e quando qualcuno ti fa che ti dico, vabbè, vieni una settimana con me a Napoli e ti faccio vedere.